Margherita, mi preoccupa, c'è una telefonata, sentiamo, pronto? Buonasera. Pronto. Buonasera, come ti chiami e da dove età? Sono Pio da Salerno, 21 anni. Prego, fai la tua domanda a Margherita Andrea. Buonasera. Ciao. Buonasera. Premetto che non sono un vostro fan. Oh. Voglio dire una cosa. Buonasera lo stesso. No, va bene, io voglio tutti gli Andrea, come ti è parso la serata al centro commerciale? Beh, la serata al centro commerciale, il pomeriggio? Sì, sì. È stata una forte emozione, c'era la gente. Mamma mia. E come ti spieghi che Ferdinando è uscito con i carabinieri perché c'erano troppe persone e tu no, e sei il vincitore del Grande Fratello? No, non ho capito. Dice, come ti spieghi che Ferdinando è uscito con i carabinieri perché c'erano troppe persone e tu invece no? Ah, è stato un caso veramente, perché comunque sia ci servivano due macchine, potevano entrare solo tre persone al retro e a niente, caso hanno preso Ferdinando. A caso è successo e Ferdinando uscisse. Infatti poi siamo usciti fuori un po' fuori e Ferdinando è venuto poi in macchina con noi, tutto qua. Va benissimo. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Arrivederci, ciao. Però devo dire che stanno attenti a tutto, questa mi sembra. Mamma mia. No, ma più che altro sono interessanti sempre le interpretazioni. Vabbè, quello sicuramente, però sai che, e questo c'è da dirlo, ci sono sempre le fazioni, ci sono sempre state, no? Noi seguiamo il Grande Fratello con la radio dal 2008, quindi con tutti i ragazzi abbiamo avuto discussioni con le coppie, con i fan, le situazioni, ma le certo. Fazioni. Quindi credo no, che ma io posso dire di essere molto contento invece che abbiamo un ottimo rapporto con Ferdinando, anzi che non c'è neanche invidia tra di noi, quindi credo che questa sia la cosa più importante per quanto mi riguarda. Ecco, no, questo l'importante è sempre dire in ogni caso che è tutto un grande gioco e che poi alla Bravo. Fine bisogna essere tutti amici, perché mi sembra allucinante litigare poi per una ma più che amici, guarda, più che amici che non è che si può essere. Beh, certo, amici, sì, insomma, però almeno rispetto. Esatto, quella è la cosa fondamentale, il rispetto. Bravo. Poi le critiche ci possono anche stare, ma sempre con rispetto, e comunque questo radioascoltatore è stato nel suo modo corretto super ed educato. Sì, no, ma carinissimo. Quindi complimenti all'amico di Salerno. Una telefonata ancora per voi, 06 69 30 10 80, pronto? Pronto? Sì. Ciao. Ciao, come ti chiami, da dove? Sono Noemi da Pordenone. Ciao. Ciao. Prego. Ciao Marghe, ciao Andre. Ciao bella, ciao. Allora, io siamo per conto di un gruppo di Facebook dove seguiamo Andrea e anche Margherita. Oh. Scusate, sono un po' emozionata. Il gruppo si chiama Coco Break, la gang del latte biscotta. Praticamente vi vogliamo ringraziare, in particolar modo Andrea, che grazie a lui se ci siamo conosciute. Oh, che bello, amore. Grazie a voi. No, sul serio, grazie mille, perché ho conosciuto persone davvero speciali, anche perché il gruppo è misto dai 51 ai 20 anni, io sono la più piccola. E sì, ci confrontiamo, vi seguiamo e vi sosteniamo. Che poi la ma ce l'hanno detto in tanti ed è bellissimo. Come? No, dico che in tanti ci hanno detto che poi diventate mantenete un rapporto bellissimo questa cosa. Sì, esatto, perché abbiamo instaurato il rapporto, siamo proprio contenti, infatti adesso mi hanno sempre come portavoce, sono veramente felicissima, anzi ci stanno ascoltando, se potete salutarli. Oh, facciamo un tantissimo amore. Ciao, ciao belli! Ciao! Grazie mille. Ma sì, grazie, grazie, a voi, ragazzi. Grazie a voi del sostegno, non ci saremmo se non noi qua oggi. Grazie, ciao, grazie, grazie. Siete favolosi, un bacione. Ma grazie, ciao, noi un bacione. Ciao. Grazie Margherita, grazie Andre. Ciao. Ciao. Bene, insomma, come avete sentito, questi fan vi adorano e... Ma che carini, dai. Devo dire che comunque sono tutti fan molto molto carini in generale, di tutte le coppie che abbiamo avuto e non solo, anche dei singoli, tutti fan molto molto carini e rispettosi. Oh. C'è un'altra telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buonasera, sei in diretta con Andrea e Margherita. Ah, buonasera, sono Matteo da Domodossola. Matteo. Volevo parlare con il signor Matteo. Andrea Cocco. Prego, prego, il signor Andrea Cocco è qua. Ciao Andrea, ascolta, io volevo chiederti una semplice domanda. Ma te ne sei accorto al di fuori dell'1% di differenza te e Ferdinando? No, assolutamente, io credevo che Ferdinando vincesse anche con 20 punti sopra di me. No, ma te ne sei accorto bene della quella differenza? Al di fuori, chiedo Andrea, ti chiedo. Ah, te ne sei accorto bene?
Ma non riesco a capire bene, in che senso dici? No, quella differenza che c'è tra te, tra te e Ferdinando, quella differenza. Matteo, qual è nel questa di fuori, differenza? Io voglio sapere nel di fuori. Ma specifica in che senso questo 1% che può essere detto a tutto? No, già la differenza tra i due, E come... Ma differenza in cosa però, non capisco. No, di vedere, cioè come si può dire, dei fans. Non so come spiegartelo. Io ti posso dire che domani starò in giro con Ferdinando, saremo al 100%. Bravo, Andrea, questa mi è piaciuta. Ciao, grazie Matteo. Grazie. Ciao. E questo è il giapponese che c'è in lui, sentite, che esce fuori con queste perle. Bella, questa mi è piaciuta, Andrea, complimenti, Veramente, perché insomma non è da tutti, e invece bravo. Io dovrei chiedervi di Carlotta e delle sopracciglia, mi stanno bombardando su sta chat. Chi è Carlotta? Ma che ne so, io non lo so. Carlotta è scomparsa, ragazzi. Ecco, Carlotta. La mia bambola è scomparsa. No, voglio chiedere scusa. Chi se l'è rubata? Ma chi sa, fregata sta bambola. No, aspetta, no, ti dico. Era stata messa, vi ricordate sul trespolo quella sera che c'era, sì, era venuto Nando, ecco, anni or sono. E poi da lì non sanno più dove l'hanno appoggiata, e non so se la Endemol o il Grande Fratello, comunque me l'hanno persa ed erano disperati. E c'era negli studi la foto di Carlotta con scritto missing. Che ridere, ragazzi. Comunque va bene così, perché tanto l'avrei bruciata viva, porella, perché non mi portava più dei bei ricordi. E quindi c'ho Andrea Cocco, Emilio Cocco di Carlotta. Io non vorrei che se l'hai rubata Michael Berti, perché passando magari per gli studi vicino salutiamo Michael, che sta facendo Human insieme agli altri nostri amici, Veronica e compagni. Allora, c'è un'altra telefonata. Anche loro partecipano? Sì, allora a Human, allora, ieri sera è iniziato Human, c'è Veronica Ciardi, c'è Michael Berti, il nostro amico principe Leonard George, e poi ancora c'è, mi sembra, Bambola Ramona, c'è Siria sempre del GF9, insomma ce ne sono diversi. No, che... tanta gente. Hai capito? E quindi si stanno divertendo, non sapendo a cosa vanno incontro. Io so tutto, quindi non vi posso dire, ma lo scopriremo nel corso delle serate. Altro che Grande Fratello, quello è veramente un reality molto molto particolare. Sì, decisamente sì. Vi dico solo che hanno dormito in piedi la prima notte. Va bene, insomma, andiamo avanti, sentiamo la telefonata per voi. Pronto, sei in diretta. Pronto, ciao, sì. Sono Katia da Nettuno. Katia da Nettuno, prego. Ciao, senti, vorrei fare una domanda a Andrea. Sì. Allora, volevo chiedere a Andrea, dato che ha tanto criticato Emanuele per quanto riguarda l'amore su Rosa, vedo che lui abbia fatto la stessa identica cosa su Margherita, tanto più che lui usciva, non è che usciva da una storia da 2 anni, da 7 giorni. Non ho capito bene il discorso, la comunanza con Emanuele. Io ho criticato Emanuele per i suoi atteggiamenti. Non capisci mai bene quando comunque si tratta di questo discorso. Aspetta, Katia, trasmissioni. Non fate altro che parlare di questo. Katia, aspetta, facciamo rispondere prima Andrea, prego Andrea. Sì, no, sì. Io ho criticato Emanuele per degli atteggiamenti che ho visto. E poi quello che gli hanno fatto vedere dei confessionali. Gli atteggiamenti sono una cosa, cara Andrea. Allora, gli atteggiamenti sono una cosa e il rapporto d'amore è un'altra cosa. Aspetta una Katia, però un secondo solo. Io volevo dire solo questo. Emanuele diceva di essere una persona e diceva le cose in faccia. Io le cose in faccia gliel'ho dette. Invece lui le cose... Ma non credo, guarda, io vi ho seguito giorni e notte e sinceramente hai detto anche cose belle che pesanti. Io sinceramente dall'inizio ti ammiravo. Katia, aspetta, se no mi sento un po' il santoro della situazione. Questo non è anno zero, perché dopo non ci... No, è una domanda che io gli ho voluto fare, come una radio fatta, e penso però aspetta ognuno può dire la sua. Katia, però aspetta. Lui è anche stato il primo a aver detto che io mi sono messo con Margherita per strategia, quando lui era quello il primo a dire che lui non si intrometteva negli affari altrui. Prego, ma che cosa sei stato te a giudicarlo comunque, perché scusami, lui non l'ha mai fatto. È vero o no questa cosa? E poi un'altra cosa a Margherita. Però aspetta, Katia, però prima rispondi alla domanda che ti ha fatto Andrea. È vero o no questo che lui ha detto? Non ho capito bene perché non sento bene. Me la vuoi ripetere, Andrea? Grazie. No, dicevo che Emanuele ha sempre sostenuto che... Sì. Altrui lui non entrava, ma invece è stato il primo a giudicare la mia, dicendo che mi ero avvicinato a Margherita semplicemente per strategia, e questa è un'altra cosa che sono venuto a sapere dai suoi confessionali.
Allora, ascoltami bene, siccome io sono una grande ammiratrice per 11 anni del Grande Fratello, e come tutti gli anni io lo seguo giorno e notte, perché comunque faccio parte anche io di alcuni programmi, io ti dico che il primo a non credere alla storia di Emanuele sia stato te. Dunque lui comunque dopo ha screditato anche la vostra storia, ma il primo sei stato te, non è stato Emanuele Pagano. Ma il primo quando? Scusami, non ho mai detto nulla riguardo alla sua storia. Questo te lo posso garantire. Prima di sentire le tue cose, scusami, ma prima di sentire le tue cose io non l'ho mai creduto. L'unica cosa mi sono permesso di dire è che poi lui chiaramente ha anche confermato che si è avvicinato a Rosa dopo una settimana che era entrato, ma perché se n'era innamorato da prima che entrasse. Tutto qua, questa è l'unica cosa che mi sono permesso di dire. Che... Sì, allora, lui l'ha affermato adesso. Lui non ha mai detto di essere innamorato di Rosa fuori dalla casa. Ha detto solamente che gli piaceva Rosa. Ma l'ha confermato dentro, entrando nella casa e conoscendola. Però Katia, pian piano si è innamorato. Dimmi Ale. Allora, una settimana. Io scusate, ma qui devo dire una cosa. Sicuramente. Dimmi. Allora, se noi andiamo a vedere gli amori in generale, quella che è la parola amore dal GF. È una parola grande. Ecco, dal GF ci dovremmo allontanare, nel senso che comunque è tutto molto molto particolare, no? Perché ti ricordo che si vive in una situazione di cattività all'interno di una casa a 24 ore al giorno, e ci sta il fatto che comunque una persona si possa innamorare o meno, e ci sta il fatto che ognuno vive il suo amore in un certo modo. Poi da qua in poi, ecco, da qua in poi, poi ovviamente è chiaro che voi fan che seguite le varie coppie ne sapete o pensate di saperne sicuramente di più. Qui abbiamo guarda, detto. Guarda, io sono una di quelle, Alex, che Andrea gli piaceva proprio dall'inizio. Sì. Questo te lo devo dire francamente. Mi piaceva, comunque con andare del tempo non mi è piaciuto dal momento che è venuto a conoscenza del tradimento di Silvia. Non mi sono piaciuti dei suoi atteggiamenti. Beh. Da lì è uscito un po' il suo carattere, che secondo me doveva mettere in dimostranza dall'inizio. Ma che cosa? Io ti posso dire solo una cosa. Guarda, tu hai conosciuto due Andrea, cioè un Andrea che è entrato da fidanzato e poi un Andrea che è stato tradito e che non era più fidanzato. È normale che ci sia un cambiamento. Hai avuto praticamente due sfaccettature di un programma. Ma secondo non è la mia idea. Ho capito. No, ho capito la tua idea, ma non è che è una questione di sfaccettature, è normale che ci sia proprio un cambiamento, ma perché è un cambiamento di impostazione anche di relazione questo. E credo che sia anche, insomma, normale in una persona reagire in un certo modo. Katia, scusa, ma ti devo lasciare per dare spazio anche agli altri. Sì. Ciao, Katia. No, devo dire solo una cosa a Margherita. Sì. Solo una cosa eccomi, a Margherita. Pronto, Katia. Ciao, Margherita. Katia, pronto. Senti. Ciao, bella, ciao. Ciao, senti, volevo farti una domanda. Al momento che è arrivata Alessandra a dirti determinate cose, ti ricordi? Sul ai fatto tempi, di sì. Ferdinando? Sì. Io penso che te già la conoscevi. Ferdinando? Ti ricordi quando venne Alessandra? Ferdinando, scusami, hai detto Ferdinando, stavo pensando a Ferdinando veramente, non vabbè. A Nando, scusa. Quando è venuta Alessandra a dirti determinate cose sul fatto di Nando? Sì. Giusto? Sì. Te già la conoscevi? Io già la conoscevo? Sì. No, guarda, me l'hanno detto entrambi in un programma televisivo che sarebbe Uomini e Donne. Guarda, me l'hanno già detto, allora, premesso, guarda, che io ho fatto una puntata sola di Uomini e Donne, quindi immaginati tu quanto posso aver conosciuto le persone che c'erano. E per quanto ne so, perché io, guarda, veramente abbiamo neanche il tempo per andare su internet ultimamente, so che lei ha fatto un'edizione di Uomini e Donne tipo 3 o 4 anni prima di me, quindi non ci siamo mai incontrati, io non so chi sia, Alessandra l'ho rivista. Eravate in puntata la stessa giornata? No, mi hanno detto di no, mi hanno riferito, però guarda, sai che in una puntata di Uomini e Donne, soprattutto la puntata che ho fatto io, che era un appuntamento al buio, eravamo 40 ragazze. Me lo ricordo benissimo. Eravamo 40 ragazze, io non avevo parlato con nessuno perché tra l'altro ero arrivata in ritardo rispetto alle altre ed ero scappata quando era finita la puntata, io non conoscevo nessuno, io non so chi sia Alessandra, l'ho vista per la prima volta da averci parlato, ti dico, oggi a pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Sì, ho visto. Anche ho visto. Perché, cioè, guarda, con quello che era successo, se l'avessi conosciuta mi avresti visto reagire molto peggio. Bene. Veramente. Katia, grazie. Va bene, ciao Alex. Ciao Katia, ciao. Ciao.
Ciao. Oh, sono agguerriti questi fan, però insomma sempre... Ma non importa, guarda, a me va bene anche le critiche, sono talmente contenti, innamorati, che non ci frega niente. Te lo giuro, ma va bene, va bene. Senti, invece, prima di continuare la telefonata, intanto la prendo, la metto in stand by. Una domanda veloce a tutte e due: mi dici una cosa che non sopporti di Andrea veramente? E